Mister Gaetano Mirto, ecco, avete giocato una partita senza timore reverenziale contro una squadra, l'Unione Sportiva Mazara 46, accreditata fra le più forti del campionato. Voi però siete entrati in campo e avete dimostrato che questi 0 punti, insomma, non li meritate. Ecco, ha qualche rimpianto? Il mio rimpianto sono i 0 punti, né più né meno. Sicuramente non li meritiamo, ma nel calcio purtroppo è troppo importante il fattore culo, a voglia, troppo importante. Quando non c'hai quel famoso culo, tutto diventa più difficile. Perdiamo 2 partite di fila senza mai subire un tiro in porta. Oggi non abbiamo subito manco un tiro in porta, 0 tiri in porta. È nato questo calcio d'angolo, non si sa come è entrata sta palla. E perdi una partita che... non dico che meritavamo di vincerla, questo no, ma sicuramente abbiamo tenuto più il pallino del gioco più di loro, ci abbiamo creduto più di loro. Potevamo fare male su qualche ripartenza, l'arbitro ha pensato bene, è giusto non lamentarsi dell'arbitro, sbaglia purtroppo, ha pensato bene di fermarci su un fuorigioco, per quanto mi riguarda inesistente, ma magari mi sbaglio, a tu per tu col portiere. E poi niente, viene sto gol, purtroppo per ora giochi con l'ansia alla gola, la porta diventa piccola piccola quando non vinci e tutto diventa maledettamente più difficile. Speriamo in tempi migliori, e di certo questi ragazzi non meritano queste sconfitte in questa maniera, non li meritano per niente. Ecco mister, non abbiamo capito per esempio la doppia sostituzione di Speranza e Andrade con gli altri 2 attaccanti, eppure Speranza e Andrade stavano giocando, avevano un certo dinamismo, stavano mettendo un po' di difficoltà l'Unione Sportiva Mazara 46, ci siamo persi qualcosa? No, assolutissimamente no, vero è, ma sia Oscar che Fernandez già fisicamente erano arrivati, si vedeva che arrancavano benissimo e non arrivavano più sulla palla. Hanno giocato benissimo tutte e due, niente da dire, ma avevano già speso le loro forze per quanto mi riguarda, arrancavano, quindi vai a fare le sostituzioni che non hanno cambiato la dinamica della partita per niente, anzi direi che siamo arrivati più volte in porta, vicino alla porta. La differenza l'ha fatta un calcio d'angolo. Né più né meno. Il cambio nel primo tempo è uscito Roy Ludogna per Speranza, che cosa è successo? E Roy si è infortunato e è entrato l'altro. Un Geraci che esce da Rino Vaccara indubbiamente a testa alta, forse questa è stata una partita dove è prevalsa l'esperienza dei calciatori singoli. Il Geraci è una squadra giovane che ha corso per tutta la partita, ha giocato apertamente questa terza giornata di campionato. Qual è la sua radiografia alla fine? O voglio dire anche cosa non ripeterebbe in questa partita in base alla vigilia, no? Ai suoi programmi, conoscendo l'Unione Sportiva Mazara 46? Io vedendo la partita la ripeterei alla stessa maniera, in quanto quando non subisci manco un tiro in porta in tutta la partita e l'avversario lo rendi molto limitato, penso che non è che si sia sbagliato tanto. Poi se prendi gol, pazienza, però ripeto, in 90 minuti non hanno mai, dico mai, tirato una sola volta in porta. Lei mi piace forse quello di non aver portato via dal Baccara almeno un punticino. Penso che ci poteva anche stare, però pazienza, non ripeto ancora a dire, non abbiamo fatto sfracelli, ce la siamo giocata alla pari, non abbiamo creato chissà quale occasione gol, ma non abbiamo manco concesso niente. Come vede questo campionato? Siamo alla terza giornata, ancora è prematuro, no? Non vale nemmeno lo 0 in classifica per Geraci come altre squadre. Dico, una sua opinione su questo campionato? Penso che sia il campionato, almeno a nome, più forte degli ultimi 20 anni in assoluto. Ci sono molte squadre attrezzate per il salto di categoria. E noi le incontriamo tutti nelle prime partite, grazie a Dio siamo fortunati anche in questo. Però penso che Nizza e Favara abbiano qualcosina in più degli altri, vedendo finora.